sta per iniziare. La casa della fantasia, ogni storia ti porta via, sulle stelle puoi volare dei sogni. La casa della fantasia di e con Antonio Argenio, una produzione RBE TV. Ciao a tutti e bentornati nella casa della fantasia. Ciao a tutti, bentornati! Quanti siete e quanto siete belli e carini! Allora, avete passato delle belle feste? Di sicuro avranno passato delle belle feste. Però, Mascon, mi sono accorto di una cosa. In questi giorni ho visto tantissima gente correre, tutti di corsa dentro al negozio, vado a prendere i pasticcini e via a casa della nonna, della zia, tutti di corsa come dei matti. Oh sì sì, è vero, ho visto anch'io, correvano tutti velocissimi e pochi si sono fermati ad ammirare i colori e le bellezze anche che erano state allestite, insomma. Sì. Però questa non è una cosa che si fa soltanto durante le feste. Ho notato che spesso si corre, si va di fretta, si cerca di fare tutto quanto velocemente. Si ha come una voglia incredibile di finire in fretta la giornata. Oh già, eppure il tempo passa e non è che torna sempre indietro, eh? No. Bisogna rallentare un pochino. Abbiamo bisogno però di una storia, qualcuno che possa insegnarci a non correre, ad andare con calma. Eh sì, una storia, chi può essere ad insegnarci? Ma sì, ma ti ricordi Giovanna? Giovanna, la tartaruga. Oh sì, Giovanna, che non è sempre stata così lenta. Ecco, non è stata sempre così lenta, è vero. Facciamo una cosa, vado a cercare Giovanna e vediamo se ha voglia di raccontarci la sua storia. Lei, come è cambiata? Insomma, non è sempre stata così. Prima era un razzo, una freccia. Velocissima! Va bene, vado a cercare Giovanna. Ci vediamo dopo? Ok, ci vediamo dopo! So che è arrivata Giovanna. Giovanna, dove sei, Giovanna? Arrivo! Con calma! Ciao a tutti! Ma che bello rivedervi! Sono proprio contenta di essere di nuovo qui! Oh, ciao maestro Antonio! Ciao Giovanna, tutto bene? Benissimo! Oh, che giornate fantastiche! Allora Giovanna, sì, sono state delle giornate bellissime, ma anche tutte queste puntate, guarda, devo dirti che sono veramente contento. Oh, sì, ti ho visto! Bene, però adesso ho bisogno del tuo aiuto. Sì? Dimmi pure! Allora, siccome stavamo parlando della fretta, del fatto che tutti corrono, non si fermano mai, no? E secondo me tu hai la tua storia fantastica da raccontarci. Oh, sì, certo! Io non sono sempre stata una tartaruga lenta. No. Dovete sapere che una volta ero una tartaruga velocissima. Sì, correvo sempre veloce, sempre a testa in giù, così. Finché un giorno... Boom! Contro un muro. Sì, sono finita contro un muro. Mi sono rotta tutti i denti. Guarda qua. Visto? È vero, non ne hai. Tutti quanti? Sì, tutti quanti. E poi, così, da quel giorno, una volta che ho sbattuto la testona contro un muro, ho iniziato ad andare piano, anche perché ero tutta fracassata a pezzettini, non potevo correre. Ho iniziato ad andare piano e mi sono accorta del mondo che mi circondava. E sì, ho visto distese di lattuga, ho visto montagne bellissime, alberi, ma soprattutto ho incontrato un sacco di gente. Sì, gente che prima non vedevo neanche, uno per uno, ho conosciuto un sacco di gente e ho trovato anche l'amore.
Scusa? Giovanna? Giovanna? Ma scusa l'amore, mi fa sempre sognare il mio biondo tartarugo. Sì, un biondo tartarugo così carino, non l'avevo mai visto, eppure ci passavo sopra tutte le volte, ma ero troppo veloce, 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 veloce. Oh sì, e poi abbiamo iniziato a vivere insieme. Oh che meraviglia, è fantastico, ma... E spiegarlo agli altri è così difficile? Oh sì, è difficile. Ora ti racconto com'è andata una volta con un coniglio velocissimo. Sì, c'era un coniglio che viveva nel bosco vicino a me e nessuno riusciva mai a parlarci, talmente era veloce. Ma aspetta, che forse è lì, guarda un po'. Eccolo qua. Fermo! Oh, eccolo qui. Questo coniglio andava sempre in giro su un monopattino, meno, ma monopattino velocissimo, vom, 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 per il bosco, finché un giorno prende un sassolino e patapum, 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 pum! Rotola per terra, sì, si frantuma il monopattino, ma anche lui si fa un pochino male. E per caso stavo passando proprio io di lì, sì, di là, di lù, di lì. Oh, povero coniglio! Guarda, vieni a casa mia, ti sistemo io il monopattino. Però ci vorrà un po' di tempo, eh? Sì, non è così veloce la riparazione. No, 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 no. E così mi sono portato il coniglio a casa e ho iniziato a riparare il monopattino. Ma ci ho messo tanto tempo. Intanto gli ho preparato la cena e lui era nervoso. Non riusciva a stare fermo. Non riusciva a stare fermo neanche un attimo. Guardate qua. Fermo! Oh. Niente, si annoiava. Poi si è messo sulla poltrona, così, e si annoiava. Allora gli ho dato un bel libro. Ti è piaciuto il libro? Ecco, gli era piaciuto il libro. Poi, passate un po' di ore, io ancora lì a trafficare con il monopattino, gli ho detto, ma perché non vai a farti un bel giretto? Ecco, fatti un bel giretto, ci vorrà ancora del tempo. E siccome si era un po' fatto male al piedino, non poteva correre. E allora iniziò a camminare piano piano, con calma, con calma, con calma, in mezzo al bosco, finché a un certo punto non si sdraia sul prato e inizia ad ammirare le nuvole, inizia ad ammirare gli alberi, inizia ad ammirare tutto il mondo circostante. Sì, sì, non l'aveva mai visto, mai, e rimase stupito, 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 sì, sì, sì. Finché non si addormentò. Dorme? Sì. E passate un po' di ore, con il monopattino riparato, sono andato proprio da lui a cercarlo. Coniglio! Coniglio! Ha iniziato ad abbracciarmi, a ringraziarmi, a farmi mille complimenti. Era contento perché non si era mai accorto del mondo che lo circondava e soprattutto non aveva mai incontrato nessuno, persone, cose, animali, niente di niente. E da quel giorno anche lui iniziò ad andare un pochino più piano. Sì, un pochino più piano. Oh, incredibile, coniglio. E tu? E io gli ho chiesto un piccolo favore. Ah, sì? Sì, perché così gli ho chiesto il monopattino. Ho voluto fare un giro velocissimo anch'io. Sì, perché ogni tanto si può andare veloce, ma per divertimento. La vita, invece, bisogna prenderla passo, 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 per guardarsi intorno, ascoltare le persone. Sì? E gustarsela minuto dopo minuto. Ciao coniglio, puoi andare? Oh, ma che meraviglia! Questa storia è fantastica. Quindi tu eri velocissima, poi hai sbattuto il muso contro il muro e hai iniziato ad andare piano. Hai trovato l'amore, hai scoperto nuovi amici. Insomma, ti stai godendo la vita. Oh, sì. Me la godo molto lentamente. Grazie, sei stata gentilissima a raccontare questa storia. Adesso forse è il caso di chiamare Mascon, così scambiamo due parole anche con lui. Cosa dici? Oh, sì, vorrei tanto salutarlo. Vai, vallo a prendere, vallo a prendere.
Oh, ma ciao Giovanna, come stai? Oh, benissimo, carissimo. Oh, che bello vederti. Oh, è fantastico anche per me. Oh, allora, ho sentito tutta la tua storia e sono completamente d'accordo con te. Bisogna sempre gustarsi la vita, minuto dopo minuto, senza avere fretta di finire. C'è sempre tempo per fare tutto. Già. Sì, sì. E poi se fai le cose con calma vengono anche meglio, eh. Perché, ad esempio, se colori un disegno velocissimo, esci sempre fuori dai bordi. Ah, sì. Io quando disegno vado molto lentamente. Sì. Ma soprattutto, se si va piano, si riesce a girare la testa. Non come facevi tu quando eri una tartaruga super veloce, con la testa giù. Con la testa giù cosa guardi? Solo i piedi? Eh sì, i piedi, poi guardi i sassi, guardi le cacche per non pestarle. Ma sì, ma che cacche per non pestarle? Ma come parli? Eh beh, dai, la verità è la verità. Va bene, va bene. Allora possiamo dire ai bambini di andare più piano. Oh sì, la fretta è cattiva consigliera. Chi va piano va sano e va lontano. Chi va in fretta come me sbatte la testa contro il muro. Boom! Ai, che botta! Sì, posso intervenire anch'io? Sì, ci sono anche io. Mi piace vedervi chiacchierare tra di voi. Però volevo dire una cosa anche io ai bambini. Vabbè, fai pure. Oh sì, ecco, volevo dire questo. Io ho un amico carissimo che si chiama Guido. È un maestro come me. È anche uno scrittore che scrive libri per bambini, per ragazzi. Con lui mi ha insegnato molto a comprendere la lentezza delle cose, a osservarle, a gustarle momento dopo momento. Sì, sì, sì. E oggi, proprio per questo motivo, il momento della canzoncina filastrocca sarà dedicata a lui. Sì, con dei pezzettini di alcune sue filastrocche tratte da un libro che si intitola I 33 pirati. Dove ci sono 33 pirati tutti descritti uno per uno. Eh sì, perché se tu vai di fretta il pirata te lo immagini sempre allo stesso modo, no? Con la benda sull'occhio, con il cappello a strisce, la maglietta a righe, magari con l'uncino tipo Capitan Uncino. Oh, Capitan Uncino, è da tanto tempo che non lo vedo. Oh, sì, anche io. Ecco, invece se si va piano si riesce ad ascoltare le persone e a capire ogni piccolo dettaglio di loro. Sì, ad esempio io ho ascoltato Mascon, so che Mascon è una persona carina, simpatica, gentile, che ha tanta voglia di parlare con i bambini. Oh sì, certo. Ho conosciuto Giovanna, così allegra, grintosa e sprintosa, nonostante molto lenta. Beh, adesso molto lenta mi sembra un po' esagerato. Sono lentina, non lentissima, eh. Sì. Bene, allora adesso vi lascio alla canzoncina dei pirati. 33? Io ne racconterò soltanto 3 e sono pirati molto particolari. Molto particolari! Allora missione, bambini! La missione di questa settimana è di andare lentamente e gustarvi la vita minuto per minuto. Sì, certo! Grazie! Ciao, ci vediamo dopo! Ciao! Ciao bambini ed eccoci qua con la filastrocca dei pirati, 33 pirati, tutti e 33 con caratteristiche personali che andando lentamente abbiamo potuto conoscere e questa la dedichiamo a Guido, il nostro caro amico Guido Quarzo e al suo libro. C'era un pirata con un solo dente che non riusciva a mangiare niente. Con un cucchiaio d'acqua di mare faceva meno di cucinare ed inghiottiva come pastiglie cozze, sardine, polpi e conchiglie. Ed inghiottiva come pastiglie cozze, sardine, polpi e conchiglie. Siamo pirati e noi navighiamo sopra i mari, esploriamo. Siamo pirati coraggiosi dei tesori, siamo golosi. E adesso un pirata un po' triste, poverino. C'era un pirata senza speranza, in una barca dentro una stanza, senza correnti e senza lampare, senza ragioni per navigare. Dentro una stanza in una tinozza, e la sua barca un guscio di cozza. Dentro una stanza in una tinozza, e la sua barca un guscio di cozza.
siamo pirati e noi navighiamo sopra i mari, esploriamo. Siamo pirati coraggiosi dei tesori, siamo golosi. E adesso il mio pirata preferito. Eh sì, quello che fa le cose al contrario, è certo. C'era un pirata un po' fuori di testa, che navigava con vento e tempesta, chiamava pioggia e nube nera, l'onda selvaggia e rude bufera. Perciò se in cielo vedeva sereno, lui preferiva viaggiare col treno. Perciò se in cielo vedeva sereno, lui preferiva viaggiare col treno. Siamo pirati e noi navighiamo, sopra i mari esploriamo. Siamo pirati coraggiosi dei tesori, siamo golosi. Siamo pirati e noi navighiamo, sopra i mari esploriamo. Siamo pirati coraggiosi dei tesori, siamo golosi. Ciao bambini, alla prossima!